Buongiorno, mi presento, Giorgio Botta. Sono qui per presentare una mia iniziativa che mia non può essere solamente. E perché? Vediamolo. Cerco di presentarvela molto brevemente. Allora, questa mia iniziativa, capirete tra un attimo di che genere si tratta, è intitolata Dalla notte dei tempi all'Expo 2015. Piccola rassegna di canti, suoni e danze della tradizione. Nutrire il pianeta, energie per la Terra, è il tema dell'Esposizione Universale 2015. La si celebra come auspicio per le attuali tendenze allo spreco e al consumismo. Ma di fatto l'azione di nutrire se stessi, i piccoli, i deboli, l'intera umanità, è sempre stata una delle fondamentali tendenze per sopravvivere, vivere, salvaguardare l'evoluzione dei gruppi umani. La natura che governata nei secoli diviene agricoltura, risorsa, nutrimento, è praticata con tecniche dapprima semplici, che sono via via andate evolvendosi. Il governo del territorio è caratterizzato anche dalle tradizioni, che contraddistinguono i diversi modi di lavorare il terreno, di seminare, di raccogliere, di lavorare i prodotti. L'ambiente naturale nelle diverse parti del mondo è scenario di queste pratiche. E questo scenario è vissuto dagli attori, cioè dai rurali, dai contadini, anche con le diverse forme della tradizione, come i canti, i suoni, il ballo popolare. Questi linguaggi artistici hanno così formato nelle diverse parti del mondo un ambiente culturale che permane, resiste, tranne in quelle aree dove la distruzione del paesaggio per fini speculativi ha fatto piazza pulita di tutto, della natura, delle coltivazioni e ha spogliato del loro sapere, delle tradizioni appunto, i rurali e i contadini. Dalla notte dei tempi all'Expo 2015, titolo della rassegna di canti, suoni e danze della tradizione italiana, come vi dicevo, rassegna della quale sono coordinatore e direttore artistico, presenta i momenti della tradizione che sono stati sottofondo e addirittura sostengono il lavoro nei campi. I canti, le musiche e le danze serviranno a rasserenare, a divertire come passatempo, ma talvolta certe musiche con i loro ritmi erano di aiuto e supporto per certi lavori agresti. Il più noto tra tutti, ve lo ricordo, il più noto tra tutti nella pianura padana, la semina, la monda e la raccolta del riso. Ma anche la raccolta delle olive nel centro-sud d'Italia, o il lavoro dei battipali per tracciare le vie ai natanti nella laguna veneta, avevano musiche appropriate, un supporto ritmico per conficcare i pali nella melma. Oggi ci sono numerosi artisti, molti dei quali giovani, di questo sterminato repertorio di canti, suoni e danze che ripropongono queste forme artistiche per ricordare i tempi e i modi e il clima culturale e sociale di quei lavori. Magicamente queste riproposizioni recenti di questi nostri giorni ci divertono ancora intimamente e ci incuriosiscono, e come se facessero parte del nostro archivio culturale. O forse è proprio così, fanno parte. La scuola non ha aiutato a costruire un sapere
a formare i giovani anche con queste forme culturali. Il Consiglio di zona 5 della città di Milano ha promosso questa iniziativa e l'Associazione Culturale Equinozi, della quale sono rappresentante, l'ha realizzata. Era un promemoria per sapere la forza, per ricordare la forza delle tradizioni, come si unisca intimamente al lavoro, ai lavori che servono giusto appunto alle produzioni per sopravvivere. Grazie.